Quella che vogliamo raccontarvi non è solo una storia di impegno, di capacità, di successo. Non è solo una storia che parla di grandi risultati e di importanti progressi scientifici. È una storia di profonda umanità che parla al cuore delle persone. Sono tante, piccole e grandi storie, certo di sofferenza, ma anche di speranza. Nel donare i camici del sorriso alla città della speranza di Padova, le banche di credito cooperativo del Veneto abbracciano tutte queste storie per dare un segnale forte di vicinanza, di condivisione, di sostegno a chi ogni giorno lotta e si impegna per dare al mondo certezza e speranza. L'idea parte dal timore che sia gli adulti, pensiamo anche i bambini, hanno del camice bianco. Tutti hanno avuto paura, no? Quest'idea di questo progetto nasce di dire: facciamo un camice che non sia bianco, colorato, quindi che metta già il sorriso nel momento in cui lo vediamo, e per far sì che appunto ci sia la disponibilità a far sì che il bambino, nel caso specifico nostro, oppure i ricercatori, possano permettere appunto una guarigione più serena. Quali sono i risultati più ricchi di speranza per la vostra istituzione? Beh, diciamo che negli ultimi anni stiamo avendo una visibilità e anche un riconoscimento di tutto il lavoro che è stato fatto da 25 anni. I tassi di guarigione un tempo erano il 20%, oggi siamo intorno agli 80-85%, e quindi sono segnali sicuramente importanti che la gente comincia a vedere che anche non è solo territoriale, ma tutti i bambini d'Italia, grazie a questo istituto e grazie al lavoro fatto dalla Fondazione, hanno tutti lo stesso trattamento e per cui lo stesso metodo di cura. Presidente, oggi qui per una iniziativa di solidarietà e di speranza. Siamo qui per dare un messaggio, per ascoltare, credo come Banca di Credito Cooperativo per imparare, ma anche tutto sommato oggi pensavo che qui non eravamo noi istituzione, ma c'erano 130.000 soci che sostengono le Banche di Credito Cooperativo, che lavorano con noi, che hanno abbracciato la città della speranza, quindi un messaggio molto molto bello, e credo che sia un'iniziativa che vada continuata nel tempo e portata anche in altri luoghi del Veneto dove ci sono iniziative altrettanto valide. Qual è lo spirito con cui lavorate in questa meravigliosa struttura? Fondamentale per noi è la passione. Dobbiamo credere in quello che facciamo e dobbiamo venire a lavorare con uno spirito sempre nuovo tutti i giorni. Dobbiamo essere pronti ad accettare che l'esperimento non sia andato bene, che l'esperimento debba essere rifatto e aggiustato il giorno dopo, sempre credendo di poter risolvere questi grossi problemi che dobbiamo affrontare proprio per le patologie pediatriche. Cosa dire ai tanti padovani, ma ai tanti italiani e cittadini del mondo che avrebbero voglia di donare qualcosa? Che noi lavoriamo con molta onestà, che lavoriamo con molta parsimonia, per cui tutto quello che ci viene donato viene utilizzato per la ricerca. Siamo molto attenti a come li spendiamo i soldi, ed è una ricerca importante, questo lo dico veramente a tutti, perché in questo istituto si studiano tutte patologie pediatriche, diversi tipi di patologie pediatriche, e tutte queste patologie, la ricerca su queste patologie ha bisogno del supporto delle persone. Le banche di credito cooperativo tradizionalmente sostengono progetti di utilità sociale e anche associazioni di volontariato. Qual è l'impegno per il territorio? Beh, lì siamo un po' dappertutto, no? Quindi le banche di credito cooperativo dove ci sono, intorno magicamente ci sono le associazioni del paese, dei quartieri, le parrocchie, le istituzioni, i volontari, quindi sosteniamo anche con cifre magari piccole, se prese singolarmente, ma nell'insieme mi pare che già l'anno scorso abbiamo dato circa 8 milioni e mezzo al territorio, che possono essere anche pochi, però se si va a vedere queste piccole gocce molto spesso sono trasformative, cioè toccano piccole realtà ma riescono a veramente a dare speranza, a dare futuro, a dare la possibilità nella concretezza di crescere e portare un contributo alle comunità dove sono presenti.